Buonasera, ben trovati in questa seconda edizione del TG6. In primo piano c'è la cronaca nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Lanciano per abuso d'ufficio, riciclaggio e truffa a danno della ASL di Lanciano Chieti Vasto. È stato arrestato stamani l'imprenditore lancianese e originario di Guardia Grele, Antonio Colasante. Ai domiciliari anche una funzionaria della ASL. Altre 7 persone sono indagate, tra cui il manager stesso della ASL, Pasquale Flacco. Il servizio ha percepito milioni di euro indebitamente dalla ASL grazie alla compiacenza di alcuni funzionari dell'azienda sanitaria di Lanciano Vasto Chieti, e i proventi illeciti sono stati impiegati per l'acquisizione di una villa a Porto Cervo in Sardegna posta sotto sequestro preventivo. Per questo stamani è stato arrestato il noto imprenditore lancianese, ma originario di Guardia Grele, Antonio Colasante. Una dirigente della ASL, Tiziana Spadaccini, è finita ai domiciliari. Altre 7 persone risultano indagate e tra queste c'è anche il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco. Le accuse a vario titolo sono di truffa, abuso d'ufficio e riciclaggio. L'inchiesta è coordinata dal procuratore facente funzione di Lanciano, Rosaria Vecchi, e condotta dagli agenti del commissariato di Lanciano, della squadra mobile di Chieti, con l'ausilio della Guardia di Finanza di Chieti. La dirigente ASL, portata in commissariato, ha accusato un malore, mentre il manager Flacco è coinvolto per aver firmato delibere relative al servizio. Colasante è titolare della ditta Publiclean SRL, che ha un contratto in essere con la ASL per la gestione della lavanderia degli ospedali del comprensorio. L'inchiesta mette nel mirino l'indebita liquidazione della ASL alla Publiclean di 2.130.000 euro. I funzionari della ASL indagati sono accusati di aver abusato del loro ufficio per favorire la ditta attraverso atti amministrativi illegittimi per erogare somme non dovute per gli anni dal 2009 al 2015. Le indagini, partite nel giugno 2016, hanno accertato che alla ditta venivano liquidate somme milionarie, mentre per contratto le spettavano 0 euro, perché l'accordo prevedeva che a fronte del pagamento per la biancheria dei letti la ditta si impegnasse a garantire 2 cambi di divise settimanali gratuitamente. In realtà questo non è mai avvenuto e le divise lavate avevano superato il numero di quelle che avrebbero dovuto essere garantite gratis. Inoltre le somme incassate dalla Publiclean venivano fatte oggetto di illecite movimentazioni. Nel giro di pochi giorni, transitando dal conto della Publiclean a quella della Hospital Service, facente parte della Colasante Holding, poi girate ad altre società, sempre della stessa holding, prima alla Omnia Servizia, poi alla Zaffiro SRL. Infine utilizzate la Colasante per l'acquisto della villa di Porto Cervo, sequestrata perché frutto dei proventi illecitamente conseguiti. Cambiamo pagina. 432 milioni di euro destinati allo sviluppo rurale della regione Abruzzo ancora non assegnati. Sono fondi europei che rischiano di tornare indietro a causa del mancato utilizzo. A denunciare il caso i consiglieri regionali di Forza Italia. Francesca Romana Testi. 436 milioni di euro provenienti dall'Unione Europea ottenuti dalla Regione Abruzzo per lo sviluppo rurale. 66.000 aziende agricole disseminate sul territorio, una scadenza datata 31 dicembre 2018 e un dato preoccupante. Ad oggi solo il 2,26% della somma risulta la voce spesa cumulata. Una spesa in cui, in una graduatoria nazionale, la nostra regione risulta penultima. Al primo posto spicca Bolzano con il 19,78%. Un quadro sconfortante che Forza Italia denuncia, spiegando gli errori commessi dal governo D'Alfonso. Rischiamo di mandare indietro, siamo la penultima regione in questa pessima graduatoria, di rimandare indietro ben il 14,68% dei fondi europei, gli unici fondi che sono reali e a disposizione in un momento di difficoltà enorme dell'economia regionale in generale, ma soprattutto il comparto agricolo, che era quello che invece resisteva di più e che chiaramente di fronte a ciò che è successo da agosto in poi fino ad arrivare a fine gennaio, credo che ha necessità di un intervento immediato. Un momento di grande criticità per il territorio, se si pensa che la Regione Abruzzo chiede fondi al governo per rimettere in piedi un comparto fondamentale per il territorio e che vede ancora 432 milioni di euro non assegnati. Il problema è su tutti i fondi europei, non è solo sul PSR. Nell'agricoltura il problema è stato soprattutto in quella annunciata riforma della macchina burocratica, e poi si è rilevato un fatto
fallimento totale, è stata bloccata, è stato fatto una deportazione, io proprio così la chiamo, di dipendenti dall'agricoltura verso altri settori, peraltro con il ricorso degli stessi dipendenti, il Tribunale ha dato ragione ai dipendenti. Ultima vergogna che è stata fatta è quella del prepensionamento, un settore dove ci sono 66.000 aziende disseminate su tutto il territorio che hanno necessità di contatti quotidiani con la direzione che vede tutta la periferia chiusa e tutto concentrato solo a Pescara. Credo che insomma, questa sia intanto la prima cosa macchinosa. Dopo la manifestazione di venerdì scorso a Pescara di sindaci e cittadini della Val Pescara per la salvaguardia dell'ospedale di Popoli, è arrivata la risposta dell'assessore regionale alla sanità Paolucci, Paolo Renzetti. Assessore Paolucci, pochi giorni fa a Pescara c'è stata una protesta rumorosa dei cittadini della Val Pescara, sia della provincia di Pescara che dell'Aquila, per il ridimensionamento dell'ospedale di Popoli. Sono state lanciate accuse alla regione di immobilismo. L'assessore alla sanità cosa risponde? Accuse ingiuste, profondamente ingiuste, perché è troppo semplice rivolgersi al luogo, a quell'istituzione che invece ha di fronte a sé norme nazionali, perché non viene mai detto. Per quanto riguarda intanto gli accessi al pronto soccorso, per avere un ospedale di base occorrono 20.000 accessi appropriati, ovvero 20.000 accessi in un pronto soccorso tolti i codici bianchi. Popoli ne ha circa 9.000 tolti i codici bianchi. Sono norme nazionali, se le cambiano, ma non è che la regione fa di sua spontanea volontà un certo tipo di programmazione. Deve stare dentro una cornice nazionale. Non capisco perché da 2 anni e mezzo non si dice nulla, e per ora non è stato proprio tolto nulla in 2 anni e mezzo a Popoli. Anzi, il modo per poterlo riconvertire come un grande centro regionale di riabilitazione pubblica, peraltro complessa, i cosiddetti tecnicismi, codice 56, codice 75, lo ha voluto questo governo regionale, che ha scritto nero su bianco che questo è il futuro di un presidio che altrimenti, vista la programmazione nazionale, non regionale, non avrebbe avuto chance. Quindi penso che siano davvero ingiuste e ingenerose. Per quanto riguarda però la rete emergenza-urgenza, cosa sarà del pronto soccorso di Popoli? Ma intanto l'attuale programmazione prevede lo stesso, 2 H24, non uno, perché c'è un H24 dedicato al cosiddetto punto di primo intervento, più il 118, anche questo, H24, anche questo medicalizzato. Però bisogna stare dentro quello che è una legge nazionale. Cioè, qual è la richiesta che mi si fa sostanzialmente? C'è una legge nazionale, tu non rispettarla. Ma non mi sembra, diciamo, non capisco perché nessuno lo dice. Il senatore Gaetano Quagliariello del Movimento Idea ha incontrato questa mattina a Teramo sostenitori ed amici, nel pomeriggio anche un incontro con il presidente della provincia Renzo Di Sabatino per parlare del decreto a favore delle popolazioni colpite da sisma e maltempo. Per Quagliariello è stata anche l'opportunità per spiegare la natura lecita del finanziamento di 50.000 euro ricevuto dall'imprenditore Romeo. Tania Bonici Castelli. Gaetano Quagliariello, eletto senatore in Abruzzo, oggi leader del Movimento Idea, ha incontrato a Teramo sostenitori e amici, ma anche il presidente della provincia Renzo Di Sabatino, per assicurare il suo sostegno ad un decreto del governo che possa essere più generoso verso questo territorio martoriato. Vorrei che si arrivasse a una legge speciale per l'Abruzzo. Io credo che ci sono territori non abruzzesi che si trovano in situazione di uguale difficoltà, in alcuni casi anche di maggiore difficoltà. L'Abruzzo però ha 2 specificità ed è per questo che, se vogliamo affrontare seriamente questo problema, dobbiamo partire dall'Abruzzo. Il primo è che purtroppo inizia a diventare un problema di lunga durata, data dal 2009. E in alcuni casi ci sono popolazioni che vivono con questo terrore da quella data fatidica. E intanto anche in Abruzzo sono in atto grandi manovre politiche in vista delle prossime elezioni. Il nostro partito nasce per cercare di dare un contributo per la ricostruzione di un progetto unitario di centrodestra. Questo è il motivo per cui è nato, ed è nato cercando di farlo, e vuol fare questo, raggiungere questo obiettivo, cercando di coinvolgere tutta una serie di realtà civiche che sono partecipi della vita politica, ripeto, unite nella condivisione di un progetto, che è quello che manca in realtà. Manca un progetto unitario che mette insieme le cose condivise, gli aspetti condivisi pur nelle diversità, e che possa ambire ad essere forza di governo.
La visita di Quagliariello a Teramo è stata anche l'occasione di spiegare la trasparenza e la natura lecita di quel finanziamento da 50.000 euro dell'imprenditore Romeo a favore della Fondazione Magna Carta, di cui presidente è proprio Quagliariello. È stata una buona idea prendere soldi dall'imprenditore Romeo? Vede, noi abbiamo una fondazione e questa fondazione è finanziata dagli imprenditori, da tanti imprenditori e fa iniziative politiche e culturali. Noi abbiamo però una particolarità, che tutto quello che ci viene dato è pubblico. Credo che l'imprenditore Romeo abbia dato tanti finanziamenti leciti a tante fondazioni oltre alla nostra. Si chiede perché soltanto la nostra ha detto di averlo ricevuto. Il caso dei vigili urbani che denunciarono la multa elevata all'ex questore di Pescara, divenuta fantasma, arriva ad un epilogo. Annullate le sanzioni comminate ai tre agenti della municipale. Dopo un lungo iter giudiziario, il comune di Pescara dovrà farsi carico delle spese legali e il Movimento 5 Stelle si chiede come. 2 anni e 4 mesi era il 19 novembre 2014 quando il caso della multa per divieto di sosta elevata all'allora questore di Pescara, Paolo Passamonti, fu denunciata nella trasmissione Le Iene per l'improvvisa scomparsa da parte di tre vigili urbani che resero testimonianza diretta proprio in quella trasmissione. Da quel momento vennero applicate sanzioni disciplinari nei confronti dei tre Donato Antonicelli, Claudio Di Sabatino e Angelo Volpe. A loro volta i vigili fecero ricorso al giudice del lavoro di Pescara. Dopo una lunga trafila arrivarono gli annullamenti per i tre agenti e a marzo 2017 il comune di Pescara è stato condannato a pagare le spese di giudizio, oltre 3.000 euro. Ad intervenire il Movimento 5 Stelle, che da subito si schierò con i tre vigili ed oggi chiede a chi dovranno far carico quelle spese legali. E noi chiediamo che il danno erariale causato da questo comportamento venga addebitato a coloro che sono i responsabili, ovvero a coloro che fanno parte dell'ufficio disciplinare e anche a coloro ovviamente che fanno parte del corpo di polizia municipale, ovvero il dirigente del corpo di polizia municipale. In realtà il sindaco dovrebbe rispondere a certe domande, ovvero chi gliel'ha fatto fare, chi gli ha ordinato di portare avanti queste sospensioni a carico dei vigili. Noi ci accontenteremo anche di queste risposte, poi sarà la Corte dei Conti a valutare chi all'interno della dirigenza è responsabile per il danno erariale, però politicamente il sindaco dovrebbe rispondere. I vigili hanno avuto ragione su tutti i fronti, quella multa andava fatta, non doveva essere ovviamente cancellata e ovviamente i vigili avevano tutto il diritto anche di lamentarsi, anche pubblicamente, di quel metodo. La Procura di Pescara l'attendiamo sempre, però l'aspettiamo per anni e su determinati ambiti ho paura che non voglia mai intervenire quando si tratta del comune. E ora ci spostiamo all'Aquila, a 2 mesi e mezzo dalle elezioni comunali facciamo il focus delle coalizioni in campo nel servizio di Daniela Rosone. La data per le amministrative, anche considerando gli scenari nazionali con il PD chiamato alle primarie che si svolgeranno il 30 aprile, potrebbe verosimilmente essere quella dell'11 giugno, come già anticipato da alcuni media. Poco più di 2 mesi e mezzo che saranno necessari ai diversi schieramenti e partiti per mettere in campo coalizioni e candidature in grado di puntare alla fascia tricolore indossata per quasi 2 mandati da Massimo Cialente. Nel centro-sinistra la situazione è abbastanza chiara, con le elezioni primarie di coalizione che verosimilmente si svolgeranno il 2 aprile e i pretendenti alla candidatura sono già in moto per raccogliere le firme. Praticamente certi della partita il consigliere regionale Pierpaolo Petrucci e il presidente della Gran Sasso Acqua Americo Di Benedetto, mentre nelle prossime ore scioglierà le riserve il presidente del Consiglio Carlo Benedetti. Nei Democrat è in corso un ultimo tentativo per convincere il vicepresidente della Giunta Lolli a scendere in campo, ma è destinato ad andare a vuoto, così come la neonata formazione dei Democratici e Progressisti sta ragionando su un'ipotesi di candidatura che potrebbe convergere sul presidente della Commissione Bilancio ed ex SEL, Giustino Masciocco. Attesa anche una mossa del vice sindaco Nicola Trifuoggi, per molti aspirante sindaco a capo di formazione afferente ad una parte dei partiti di sinistra e liste civiche. Movimenti civici che però, come hanno spiegato Vincenzo Vittorini ed Ettore Di Cesare, non convergeranno sul nome dell'ex procuratore di Pescara. I due esponenti di Appello per l'Aquila che vogliamo hanno lanciato la loro sfida ed è possibile che sia lo stesso Di Cesare, dopo il tentativo del 2012, a tentare una nuova avventura per la fascia di sindaco. Nel centrodestra la situazione è ancora tutta da definire. I salviniani hanno da tempo la loro proposta ed è quella di Luigi Deramo, al quale si è avvicinato anche l'ex manager della ASL Giancarlo Silveri.
Fratelli d'Italia è pronta a sostenere la candidatura di Pierluigi Biondi, che nel weekend appena trascorso ha presentato alla città il suo progetto politico. In Forza Italia si pensa di una candidatura del capogruppo azzurro in consiglio comunale Guido Liris, ma non è esclusa l'ipotesi di una convergenza sull'ex sindaco di Villa Sant'Angelo Pierluigi Biondi. Molto dipenderà dalle trattative e dalle decisioni che verranno prese dal tavolo nazionale. Sulle trattative, anche se i salviniani continuano a chiedere le primarie, anche per il centrodestra, una richiesta che probabilmente cadrà nel vuoto e li porterà a correre in solitaria. Nel Movimento 5 Stelle, infine, nei giorni scorsi, si sono chiuse le consultazioni online e a sorpresa Fabrizio Righetti ha avuto la meglio sull'avvocato Fausto Corti. Nei pentastellati, comunque, da tempo è in atto una spaccatura tra i Meetup cittadini e la candidatura dell'ingegnere Aquilano, e la conseguente concessione del simbolo da parte della Casaleggio Associati non è per nulla scontata. 750 emendamenti da parte del centrodestra bloccano la discussione sulla realizzazione di un nuovo mercatino etnico a Pescara. Nel corso del Consiglio Comunale di questa mattina restano inconciliabili le posizioni di opposizione e maggioranza. Una questione che non trova ancora soluzione è quella del mercatino etnico di Pescara, fissato tra i punti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi. È stata bloccata da oltre 700 emendamenti presentati dal centrodestra, fermamente determinato a non dare assenso alla realizzazione di una nuova area destinata a creare nuovamente un ghetto di difficile gestione per la città. Questa è una soluzione assolutamente non percorribile, perché riteniamo che così facendo in realtà non ci sia assolutamente integrazione. Se vogliamo percorrere questa strada dell'integrazione, l'unica cosa è quello di portare il mercato dei senegalesi all'interno dei nostri mercati rionali. Questa è l'unica via percorribile, per cui noi abbiamo presentato oggi oltre 700 emendamenti per quanto riguarda questa questione, fermo restando che in questo periodo di magra, in cui veramente i fondi a disposizione degli enti, in questo caso il Comune di Pescara, sono veramente miserrimi, andare a spendere oltre 200.000 euro per una cosa di questo tipo la riteniamo veramente inopportuna. A rispondere alle questioni messe in campo dal centrodestra e Sinistra Italiana, che spiega in dettaglio come, secondo i regolamenti in atto, sia impossibile l'ingresso dei commercianti senegalesi e della necessità di creare integrazione con la realizzazione di un mercatino sperimentale che risponda ad altri requisiti. E le normative vigenti impongono una serie di criteri e di priorità per i quali i cittadini senegalesi o comunque chi opera da un numero minore di anni non avrebbe mai accesso, quindi non sarebbe possibile integrarli, mentre invece è possibile realizzare un mercato sperimentale e in quel caso pensare appunto al prodotto etnico, alla comunità migrante, non solo dei migranti, non solo dei senegalesi. Noi questo vorremmo aprire dentro questo mercato, invece la possibilità di fare appunto questa sperimentazione come c'è in tantissime parti d'Italia. Il Comitato dei Genitori di San Nicolò a Tordino, la frazione più popolosa di Teramo, dice no al polo scolastico previsto dal sindaco Brucchi allo stadio Bonolis di Piano Daccio. La soluzione stadio non piace alle famiglie perché si tratta di un'area commerciale e non educativa. Inoltre, la dislocazione delle scuole dal centro di San Nicolò porterebbe alla desertificazione del territorio. Corre veloce il Comitato Scuole Sicure di San Nicolò a Tordino, la frazione più popolosa di Teramo. Ad un mese dalla sua nascita, il Comitato ha totalizzato già l'appoggio di oltre 80 famiglie di bimbi frequentanti le scuole dell'Istituto Scolastico San Nicolese e ha organizzato incontri con la cittadinanza sullo stato della sicurezza delle scuole locali. L'ultimo in ordine di tempo, quello con il sindaco Maurizio Brucchi. Al primo cittadino di Teramo è stato chiesto di spiegare quali saranno, se ci saranno, gli interventi che il Comune intende attuare nel breve, medio e lungo periodo al fine di ridare ai teramani scuole sicure con un ambiente scolastico accogliente, innovativo e affidabile per i propri bimbi, con indice di vulnerabilità sismica pari a 1, adeguate misure antincendio, impianti a norma, attrezzature di emergenza e primo soccorso, oppure strutture temporanee e sicure in attesa dell'adeguamento dei plessi scolastici. Il Comitato dei Genitori è convinto del bisogno di un nuovo polo scolastico
scolastico San Nicolò a Tordino, ma dice no al polo proposto dal sindaco Brucchi accanto allo stadio di Piano d'Accio, che causerebbe la desertificazione della frazione già da tempo esclusa da ogni progetto di riqualificazione urbanistica. Il comitato ha sostenuto con forza che la soluzione stadio non è idonea ad ospitare una struttura scolastica per la comunità di Teramo, in quanto area sportiva e commerciale, non certo educativa. Brucchi ha risposto ai genitori dichiarando che la struttura di Piano d'Accio per i bimbi di San Nicolò, e ne potrà contenere 750, può essere pronta in 60 giorni, ma deve essere considerata come una sistemazione transitoria. Inoltre si è detto disponibile a valutare proposte alternative che abbiano la stessa finalità, fornire una scuola sicura in breve tempo. Impianti di risalita chiusi per motivi di sicurezza a Campo Imperatore, attività in ginocchio e polemiche senza fine. Giorgio Alessandri. Quello appena trascorso è forse uno dei weekend più caotici che abbia vissuto negli ultimi travagliati anni il Gran Sasso. Tutto inizia con la comunicazione dell'Ustif, in pratica gli uffici tecnici del Ministero dei Trasporti, che con una nota hanno imposto la chiusura della seggiovia Fontari per motivi di sicurezza. Di contro, il direttore d'esercizio degli impianti di Campo Imperatore Marco Cordeschi ed il presidente del centro turistico Giuliani hanno ribadito la bontà degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza effettuati sull'impianto, di per sé obsoleto e che già da alcuni anni doveva essere sostituito con una nuova seggiovia. Da 5 anni la fonte arriva avanti con proroghe annuali, ma la realtà è che l'impianto è arrivato, dopo 20 anni, a fine vita. Ed il consigliere Liris ha reso pubbliche 2 lettere della ditta Lettner, costruttrice degli impianti, che prende le distanze dalle rassicurazioni giunte dal centro turistico e spiega che gli interventi fatti non sono stati certificati dai tecnici dell'azienda. In mezzo ci sono gli utenti e gli operatori della montagna, penalizzati da una situazione diventata ormai insostenibile. Il direttore della scuola sci Gran Sasso, Luigi Faccia, non ha potuto far altro che annunciare la chiusura della scuola sci per motivi oggettivi, mancanza di sciatori. Uno stop si spera temporaneo, anche se i tempi delle verifiche dell'Ustif non si annunciano brevi e potrebbero arrivare a stagione già terminata. Sono solo 16 infatti fino ad oggi i giorni di apertura della stazione sciistica di Campo Imperatore, che neanche nel ribello post terremoto del 2009 ha vissuto un momento tanto buio. Oggi il sindaco Cialente ha detto che telefonerà al ministro Delrio, ma le speranze che le cose possano tornare alla normalità sono ridotte al lumicino, con buona pace e tanta rabbia di albergatori costretti ad accettare le disdette delle prenotazioni, scuole sci, addetti al noleggio delle attrezzature e possessori di ski pass pronti a chiedere il rimborso. Apriamo la pagina dello sport e parliamo di Serie A e di Pescara. Pescara ormai vicino alla retrocessione, che guarda alla prossima stagione e si ripartirà da Zeman e da una squadra giovane. Vediamo. Sono già iniziate nel Pescara le grandi manovre in vista della prossima stagione. Svanite le residue possibilità di sperare in una salvezza che già da tempo appariva lontanissima, si guarda a quello che sarà il prossimo torneo di Serie B. La certezza riguarda la guida tecnica affidata a Zeman. Il boemo chiederà di fare piazza pulita nella prossima estate in sede di mercato. Saranno pochissimi i reduci di questa sciagurata stagione. Tanti invece i volti nuovi. Il primo dovrebbe essere il bomber della San Benedettese Leonardo Mancuso, 18 gol fino ad oggi e autore di un poker di reti nella gara di Bolzano con il Sud Tirol. L'attaccante sarebbe ad un passo dall'accordo con il Pescara, che gli farà firmare un contratto triennale. Il Delfino ha messo gli occhi anche sul giovane difensore della Roma, Arturo Calabresi, quest'anno in Serie B nel Brescia. Il 21enne difensore, di cui si dice un gran bene, potrebbe davvero fare al caso dei biancazzurri, così come l'altro centrale del Bari, Elio Capradossi. Il Pescara di Zeman vedrà diverse novità. Piace infatti anche Luigi Carillo, Aitante, difensore classe 96 che milita nella Paganese. E poi spazio ai ritorni dei giocatori di proprietà del Pescara che sono in prestito in Serie B. 2 su tutti, Nicastro che tornerà in Abruzzo dal Perugia ed il portiere Pigliacelli dal Trapani. Dell'attuale rosa hanno chance di restare anche il prossimo anno alla corte di Zeman Benalì, Crescenzi, Vitturini e Fiorillo, legato da un altro anno di contratto con la società adriatica.
Richiestissimo dalle big di Serie A, il giovane centrocampista 18enne senegalese Koulibaly, messo sotto contratto la scorsa settimana. Intanto i biancazzurri torneranno domani al Poggio degli Ulivi per iniziare a preparare la gara casalinga di domenica prossima con l'Udinese di Gigi Del Neri. Lega Pro, il Teramo lotta ma soccombe pesantemente contro la capolista Venezia. Troppi gli errori in fase difensiva che hanno condannato i biancorossi ad un pesante 1-4. Un Teramo che esce tra gli applausi dello stadio non fa il miracolo. Il Venezia supera i biancorossi 4-1 al Bonolis, approfittando delle solite defiance difensive che condannano la squadra di Ugolotti, adirato a fine gara, al secondo KO consecutivo. Per i lagunari invece matura a piano d'accio il quinto successo di fila, ormai sempre più lanciati in vetta. I biancorossi non hanno un approccio idilliaco, Marsura ci prova subito, ma trova Narciso pronto. Nulla può invece il portiere del Teramo qualche minuto dopo, quando Domizzi beffa tutti in aria dagli sviluppi di un angolo per firmare il vantaggio del Venezia. Subito dopo c'è un contatto in area tra lo stesso Domizzi e Barbuti, con il direttore di gara che fa però proseguire non ravvisando la massima punizione. A suonare la sveglia per il Teramo ci pensa Di Paolo Antonio. Attraversa che l'esterno coglie a quarto d'ora di gioco, cambia l'atteggiamento dei compagni. Da quel momento la squadra di Ugolotti fa possesso e lascia al Venezia le ripartenze. La beffa arriva prima di rientrare negli spogliatoi. Geico dialoga con Marsura, che sigla il raddoppio per il Venezia, con la difesa biancorossa ancora una volta colta di sorpresa. In apertura di ripresa il Venezia pareggia il conto dei legni, con Geico che centra la traversa di testa. Ugolotti fa esordire poi Spighi al posto di Speranza ed inserisce anche Fratangelo per Ilari. Lo stesso Spighi sbaglia poco dopo l'appoggio e fa partire un contropiede con Marsura che Caidi è costretto ad abbattere, rimediando un cartellino giallo che gli farà saltare la prossima gara. Dagli sviluppi del successivo calcio di punizione, Bentivoglio beffa Narciso per il tris del Venezia. Il Teramo prova a reagire con il giovane Fratangelo, che al 18esimo mette in mezzo dalla destra, trovando un Sansovini, bravo in acrobazia, a segnare. Il Venezia prova a spegnere ogni speranza dei biancorossi, con Ferrari che però trova Narciso pronto a fermare il suo tentativo. Il gol segnato non dà al Teramo il sacro furore di provare a cercare fino alla fine perlomeno il pareggio. E lo stesso Ferrari, poco prima della fine, manda i titoli di coda. Arriva così la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi e domenica prossima, in casa dell'Albino Leffe, sarà obbligatorio provare a muovere la classifica. E in Serie D va al Pineto il derby della 26esima giornata contro la Vastese, un successo che è un piccolo mattoncino per la salvezza. Per la squadra di Favo invece è rimandato l'aggancio al treno playoff. Va al Pineto il primo derby del girone di ritorno al Mariani Pavone, torna a vincere anche in casa la formazione di Amaulo e lo fa battendo di misura e con una prestazione convincente la Vastese di Favo alla sua quarta partita sulla panchina aragonese. Squadra che vince non si cambia e allora Amaulo conferma in toto la formazione che ha battuto l'Alfonsine con proietti in campo dal primo minuto e la coppia d'attacco Palumbo-Ciarcelluti. Favo conferma 10 undicesimi della Vastese che ha sconfitto la Vispesaro con la sola variazione nel suo 3-5-2 di Galizia per Prisco a formare la coppia d'attacco con Fiore. Le due squadre si affrontano a viso aperto e giocano a ritmi altissimi fin dai primissimi minuti. La gara entra subito nel vivo, al settimo la prima vera occasione utile. Proietti, entrato subito in partita, raccoglie la respinta della difesa vastese sulla percussione di Palumbo e fa partire un perfetto diagonale che si insacca all'angolino per l'1-0 in favore dei locali. Immediata la risposta della Vastese con Galizia che al decimo in diagonale sfiora il palo alla destra di Mazzocchetti. La partita è combattuta e godibile con le due formazioni che si annullano a vicenda. Al 24esimo ci prova Fiore dal limite ma la sfera termina al lato e Mazzocchetti controlla. Buone le trame di gioco da parte delle due compagini che danno vita ad una partita tutt'altro che bloccata tatticamente ma con poche occasioni. Così si va negli spogliatoi sul parziale di 1-0 in favore dei locali. Nella ripresa le due squadre tornano in campo con lo stesso piglio propositivo. Al quarto, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Proietti,
Zanetti ci prova Esposito, fuori bersaglio. Un minuto più tardi, Manzo dal limite spedisce alto. Al nono il Pineto raddoppia. È sempre Proietti il migliore in campo a confezionare il calcio di punizione dalla sinistra per la testa di Capitan Stacchiotti, che è velocissimo ad insaccare firmando il 2-0 e il quarto centro stagionale. Favo corre immediatamente ai ripari, fuori Cosenza, dentro Prisco, a dar manforte in avanti. I biancorossi non ci stanno e al 18° riaprono la partita. Fiore confeziona un buon assist per Galizia, che scatta sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto scavalca Mazzocchetti in uscita e accorcia le distanze. Ora la Vastese ci crede e spinge in avanti alla ricerca del pari. Favo getta dentro anche Felici per Bartoli, trasformando il modulo in una sorta di 4-2-4. La Vastese a trazione anteriore trova un paio di spunti in avanti, senza tuttavia riuscire a mettere pressione a Mazzocchetti, perché il Pineto si difende con ordine. La partita è agonisticamente molto combattuta e a farne le spese al 43° è Capitan Allocca, che viene espulso con rosso diretto dal direttore di gara Angelucci, reo di aver sfiorato un colpo proibito ai danni di Stacchiotti. L'ultima occasione prima del triplice fischio è la traversa centrata da Prisco, fermato però in posizione di offside. Dopo 4 minuti di recupero il Pineto può così festeggiare il ritorno alla vittoria tra le mura amiche con una prestazione importante, come chiesto in settimana da società e tifosi. Non riesce a vincere in trasferta dal 20 novembre invece la Vastese, che pur giocando una buona gara viene scavalcata dall'Agnonese in classifica, mentre resta a 2 lunghezze la distanza dall'obiettivo playoff. Era questo l'ultimo servizio del TG6, vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi per parlare del momento attuale del Pescara, in diretta dalle ore 21. Grazie per l'attenzione e buona serata.